Ragazzi, abbiamo deciso di fare uno scherzo ai nostri amici. E che cosa faremo, Tommy? Faremo un bellissimo scherzo, ma devi essere te a dirlo, va bene? Va bene. Hai questo onore. E qui vedete che bel pancione tinto. E diremo a loro che sono per caso rimasta incinta e oggi li ho invitati per fare una festa, i miei amici, in cui vedremo se è maschio o femmina il mio bambino. Chi lo saprà? Non si sa. Abbiamo organizzato una festa incredibile. Sarà divertente. Sono arrivati. Eccoli. Vado io. Ok, bene. Eccovi, bentrovati, benvenuti alla festa. Benvenuti al baby shower. Ciao Maria, una bella notizia. Sì. Tieni. Una caramella anche per te. Ciao. Aspetta. Benvenuta al baby shower. Tieni. Ciao. Benvenuta al baby shower. Grazie. E infine, tieni. Grazie mille. Perfetto. Siete pronti per la festa? Dai. Questo è un regalo per voi da parte nostra. Grazie. Anche questo è per te. Sì. Davide, non ti spaventare tanto, ok? D'accordo? Sì. Come vedi? No. Io non ci credo, è possibile. Ma... È sicuramente cioè, sei incinta? Purtroppo non era uno Ok. Ho bisogno di mangiare. Ok, c'è cioè, del cibo. Tutti da... Ho fame, vi prego, ho bisogno di mangiare. Ma voi ci credete davvero? No. Secondo me ragazzi, è veramente incinta, sì, dai. Chiudete la porta e venite a mangiare. Bene, questo è il banchetto che abbiamo preparato per la festa, quindi sedetevi. Mi fa male troppo la pancia, io ve lo giuro ragazzi, ho bisogno di mangiare. Ok, sì, allora, come potete vedere ho preparato tutto. Primo piatto abbiamo pizza, pomodoro con Nutella e peperone. Che, oddio, però io la assaggerei. Ok, intanto, come secondo piatto abbiamo banana e tutte verdurine molto buone. Tieni, vuoi assaggiare, vero? Sì. Okay. Boh, io però continuo a non crederci a questo. Ah, tieni, mangia. È vero, ma non lo vedi che sono incinta? C'è anche la pancia. E io non le prove. Senti, per favore, puoi andare a prendermi quelle orecchie che sai nella stanza? Ok, veloce. Buona, vero? Abbiamo detto. Leo, ci stanno prendendo in giro, secondo me. Andiamo a prendere le prove? Andiamo a prendere le prove. Eccolo qua. Ecco, grazie. Vai, andiamo. Acqua calda. Portatemi le prove, forza. Buona? Sì. Anche tu la sua stessa fine. Quindi posso avere la vostra attenzione un attimo? Chi è che non ci vede, scusate? Penso tutti. Tutti. Sì, e sì, vi faccio vedere questa foto. E come facciamo a sapere che è la verità? Perché è anche lì dentro. È la stessa pancia. E qui abbiamo altre prove. Ancora non ci credete? Dai ragazzi, basta! Andiamo a fare il baby shower così sappiamo se maschi e femmina. E apriamo i regali. Vai, tutti. Va bene. Circolare. Piano. Andiamo. Piano. Ancora non ci credo. Guarda i regali. Ecco a te. Grazie. Grazie mille. Questo da che parte di chi? Da parte mia. Ancora non è iniziato questo gioco, quindi sedetevi per favore. Ragazzi, però state attenti, c'è un bambino, ve lo ricordo. Fate bravi. Non dobbiamo spaventarla. No. Ma qua c'è una guida di come trattare un bambino. Ok. Ho saputo che è un baby shower. Sì. E questo invece è da parte di me e di Gaia. Grazie. Che cosa sono? Apro. Apri. Sicuramente ti serviranno. Oh, dei ciucci, grazie. Un biberon, grazie. Grazie mille. Ma come facciamo a scoprire se è maschio o femmina? Sempre che ci sia un bambino. Dovete scoppiare i palloncini. Sì. E poi in uno di questi palloncini c'è un bigliettino dove c'è scritto se è maschio o femmina. Ah. Tommaso ha messo questo bigliettino per me. Esatto. Quindi prego, quando volete divertitevi. Iniziamo. Il bambino deve stare al caldo, copriti, non ti devi raffreddare. Alzati. Leonardo. Piano. Da parte tua non ho visto nessun regalo. Ma però ci mancherebbe altro, non ci credo. Ma per il baby shower non ci vedo niente di male. Comunque questo a Charlotte non serve più. Puoi riprendertelo. Perché dai, me l'ha portato su, lui. Iniziamo. E questo no. Dai, iniziamo. Ok. Bene, io sono curiosa di sapere se maschio o femmina. Sì. Voi siete curiosi? Per scoppiare i palloncini useremo degli aghi, quindi prendeteli. Uno a testa. Voglio proprio vedere. Ok. Possiamo iniziare? Aspetta. Tommaso. Sei pronta? Sì. Ok. Te devi stare attenta col bambino, quindi se vuoi giocare devi fare attenzione, no, ok? No, scoppia te.
Ecco, meglio. Vai. Bene, divertiamoci. 3, 2, 1, scoppiate. Tu hai visto il bigliettino? Sì, è qua, l'ho trovato. Ok. Aspetta, aspetta, lo apriamo noi. Lo apriamo noi. Lo apriamo noi. Non correre piano, piano. Ok. Ricordati, allora, sei incinta. Pronti per le foto? Prendete il telefono in mano e pubblicatele su Instagram. Oh. Okay. Ragazzi, anche voi. Oh. È un maschio! Guardate, ragazzi, c'è scritto maschio. Quindi è un maschietto, congratulazioni, brava! Grazie. Alessandra, ti voglio. È lì in bagno, è lì in bagno, è lì. Che hai, Alessandra? Ale. Alessandra? Charlotte, vieni un attimo. A me sembra strana però. Ale, vieni. Il bambino, mettimi in solenzo. Sì, c'è un bambino qui dentro, c'è un bambino. Ale, c'è un bambino. Pensate ad Ale. È tutta su Alessandra, l'attenzione non va bene. Il mio bambino è più importante di quello di Alessandra. Io dico che si sono rotte le acque. Te inizia a prepararti, ok? Ok. Avrete l'attenzione, arrivo subito. Ok. Ragazzi! Ah! Ragazzi, importanti! Ah! Si sono rotte le acque a Charlotte! Ah! Ragazzi, c'è un problema più serio. Charlotte sta partorendo. Ok, ma cioè Alessandro non si sa che ha fatto. Esatto. Fammi entrare, ragazzi, fammi entrare. Ma no, che sta male. Sei l'unico che non puoi entrare. Alessandro, ragazzi, c'è qualcosa di più importante. C'è Charlotte, che è incinta. Alessandro. Oh mio Dio. Aspetta, dobbiamo portarti. Vieni qua, vieni, forza. Ce la fai? Ragazzi, Gaia, Charlotte, Alessandra, tutto bene? Sta per avere un bambino? A nessuno interessa? Non funziona. È una persona incinta, lascialo stare, andiamo qua. Sì. Ragazzi, c'è un bambino, è più importante non lasciare un bambino. Ragazzi, il bambino è vero, a differenza del suo pianto continuo. Ho freddo. E se fosse incinta anche lei? Vero, come fai a saperlo? Come fai a saperlo, esatto? Io però sto studiando medicina, per vostra fortuna, e ho un metodo per saperlo. Mi serve solo un ago e un filo. Ok, qua. Tanto sappiamo che fai finta. Ok, messo l'ago, perfetto. Tieni. Esatto. Quale sarebbe il metodo? Come funziona? Allora, se questo inizia a girare vuol dire che è incinta, altrimenti non lo è. Ok, vediamo. Ne abbiamo. No, raga, sta girando. No, sta girando. No. Sì, c'è solo un bambino sta vero. Sta girando, qui. Guardate. C'è solo un bambino vero in sta girando. Stanza ed è sta qui. Girando. Comunque non è sicuro, no? No, è vero, ecco, visto che non è sicuro. Tagli la coperta. Dicevo, visto che non è sicuro, andiamo a casa mia. I miei genitori hanno un test. Io e quello è sicuro. Un test? Buona idea. Un test di gravidanza secondo me andrebbe fatto, anche se secondo me non è vero. Non hai freddo? Ho freddo, sto morendo di freddo. Arriviamo. Vado a mettere una coperta su, il mio bambino chiede che sta male perché tanto mi è non vero. Ci ascoltano. Arriviamo. Arriviamo. Poverina. Arriviamo. Ciao. Ciao. Ok, sei pronto? Hai un piano di riserva, vero? Arriva la mossa finale. Vai. Il bambino. Brava, metti giù. Ok, andiamo. Passa, fai, okay. Fai. Sì, mi raccomando, fai sempre finta. Brava, così. Brava. Ragazzi, sta male. Sto proprio male. Aia. Dai, non te ne importa proprio niente, di me non mi sto male. Ma non ho dormito tutta la notte, non ero preoccupato. Di quando? Boh, non lo so. Sono arrivati. Ciao. Matilda. Non ti sederemo. Ci siamo. Allora, ho il test di gravidanza. Il test di gravidanza? Sì, il test di gravidanza. E adesso inizio a visitarvi. Vieni, il bracciale. Ma è necessario? Sì, è molto necessario. Anche io allora. Adesso inizierò visitando prima Alessandra e poi verrò da te, Charlotte, ok? Ah!
cosa? Oh, oddio, ragazzi, no, aspetta. Ci penso io a lei, ci penso io. Ok, ci penso io. Noi arriviamo dopo. Sì, tranquilla. No, ci penso io. Non c'è bisogno. Come ci pensi tu? Da solo. Noi andiamo su con lei, ok, vai. Su, portatela su. Dai, Leonardo, portatela su. Io no, ci penso io, tranquillo, tranquillo. Torno dopo, c'è un bel bambino. Ciao. Attenta, mi raccomando. Allora, tieni qua, andiamo sul lettino là. No, aspetta. Tieni il test di gravidanza. Fallo subito. Ok? Noi ti aspettiamo qua. Ho fatto. È nato. Cosa? Il bambino. E come sta? Dov'è? È qui. Non ti avvicinare troppo, però. È appena nato. È, ha bisogno di riposo. Te lo voglio far vedere per privacy. Esatto. Tutto coperto. Sì, vedi, abbiamo usato tutta la roba, quindi sì, è nato. Così veloce, com'è possibile? Sì, è nato, non lo so come si. Inizia a piangere. Oh no! Posso toccarlo allora? Oddio! Ce l'avevo! Comunque mi sembra una cosa troppo strana. Vero, anche secondo me. Avrà fatto lei? Ale? Tutto bene? Sì, hai fatto? Ok, lo guardo io. Gaia, corri. Sì. Ragazzi. Oh mio Dio. Oh mamma. Hanno partorito giù. Vieni, andiamo tutte e tre giù. Vieni, andiamo. Eccoci. Che cosa succede? Voi che cosa succede? Ce l'ho fatta. Ho partorito adesso. In anticipo e può darsi che è un problema, non lo so. No. Magari lo puoi... No, no. Vabbè, prima piangeva. Abbiamo una notizia anche noi. Siete pronti? Sì. Alessandra è positiva al test di gravidanza. Quindi è incinta. Che cosa? No, ora visto per quello. Bene. Ora me lo spiegate. Ok, ok. Ci hanno preso in giro. Ragazzi, è riuscito benissimo lo scherzo. Bene lo scherzo. Questo però è vero. No, non è vero. Sì. No, dai, lo so. È vero. È davvero incinta. È il test. Ragazzi, Alessandra è davvero positiva. Oh no. Adesso...